Agrigento, all'ospedale San Giovanni di Dio, nel reparto di chirurgia, l'azienda sanitaria provinciale ha presentato la nuova colonna video, un'apparecchiatura di ultima generazione, in grado di offrire elevati standard di qualità delle immagini e di consentire avanzati interventi mini invasivi in estrema sicurezza. Presenti il commissario Mario Zappia e il primario di chirurgia Carmelo Sciumè. È una innovazione tecnologica all'ultimo grido, si può dire, perché ancora non c'è stata una colonna che ha superato questa, perché quando l'abbiamo scelta con oculatezza, perché sappiamo che i soldi dello Stato devono essere spesi in maniera molto precisa per usufruire medici e pazienti. Serve a vedere meglio quello che c'è nel nostro corpo, sia con una visione molto chiara che è la 4K, che la conosciamo tutti ormai, e sia con la visione tridimensionale. Con questi occhialini che si mettono sopra gli altri, noi riusciamo a vedere con una tridimensionalità. Ci sono le ottiche che sono 4K e ci sono le ottiche che sono deputate solo per la 3D, cioè la tridimensionalità. La tridimensionalità ci permette di andare a vedere tutte le strutture minime nella loro delicatezza e quindi lavorare in assoluta sicurezza. Quando facciamo una colecistectomia, cioè l'asportazione della colecisti che è piena di calcoli, andiamo a vedere la via biliare principale e quindi quando si vede si risparmia e non si vengono a fare quelle purtroppo lesioni iatrogene che incidono, nonostante tutte le tecniche chirurgiche, incidono tra l'1 e il 2% di tutte le colecistectomie videolaparoscopiche. Noi possiamo registrare tutti i nostri interventi, che ci servono per tanti motivi. Il primo, perché l'operatore può andare a rivedere il proprio intervento e migliorare se stesso e fare vedere questi filmati ai congressi, alla scuola di specializzazione. Ma non solo questo, ma ormai quando ci sono dei contenziosi medico-legali, direttamente il filmato si può presentare ai giudici, si può presentare agli avvocati e là si vede se in effetti c'è stato un errore o una complicanza o qualche cosa che magari gli avvocati pensano che ci sia stato qualche cosa che non è andata. Il professore Sciumè fa un sacco di patologia tumorale e oncologica, per cui il 3D che dice lui e i tessuti che non si confondono, cioè quando una patologia tumorale i confini di un organo rispetto a un altro sono alterati, per cui il 3D assieme al 4K per la visione è molto importante per lui che fa tanta patologia oncologica. Per le persone che attraggono per le loro qualità e per la loro bravura, non possiamo non dargli gli strumenti che loro servono. Ovviamente si parte da una base, così come è stato per l'ortopedia con il dottore Tolumello, abbiamo preso il robot e lui già l'ha utilizzato, ho visto anche delle immagini importanti. Qui abbiamo un altro passo avanti importante e ripeto, l'obiettivo a cui tutti noi dobbiamo tendere, ma lui è bello tosto e testardo, a cui dobbiamo tendere ad avere il robot anche nella chirurgia, che ci consente di migliorare la qualità delle cure. Questo già è un bellissimo passo avanti per le motivazioni che il professore vi ha dettagliato.